Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme ai santi angeli, con Michele e gli arcangeli, adoriamo la Santissima Trinità, miei cari. Santo è Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Tanta benedizione, il manto di pace di Dio si estenda sulla giornata di ognuno e del nostro popolo, miei cari. Ci ritroviamo oggi, ecco, nel Signore Gesù perché la sua parola sia lampada per il nostro cammino. Il Signore sia con voi. E nel Signore Gesù ascoltiamo la lettura di questo giorno. Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio? E Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ecco, miei cari, mi è venuto questo pensiero oggi di parlare del sorriso. In Abramo vediamo due momenti per vederlo sorridere, ma ben diverso. Il primo mi pare un sorriso amaro, ironico. E dice: come posso io a 100 anni avere un figlio? È perplesso, no? E rise. Quindi non è difficile intuire che in questo sorriso, riso di Abramo c'è un qualcosa di amaro, di ironico, quasi, beh, diciamo pure la parola, sentirsi preso in giro. Queste cose sono impossibili. Ma ride bene che ride ultimo, e il Signore sa bene quello che fa. E allora vuole condurre Abramo e quindi ognuno di noi al sorriso. Quante volte noi diciamo: ma è impossibile, ma come, ma è umano. Il Signore vuole che tu sorrida, il Signore vuole che tu sorrida. Difatti, mentre qui notiamo il sorriso un po' perplesso di Abramo, immaginate il giorno in cui è nato Isacco. Pensate che sorriso vero, che festa, che gioia. Se tra sé e sé avrà detto: perché non mi sono fidato di Dio con slancio, con amore e subito? Grazie Signore, abbi pietà di me, perché nella gioia dell'uomo c'è sempre la consapevolezza di essere degno, abbi pietà di me e del grazie. E anche il Vangelo di oggi, miei cari, dal Vangelo secondo Matteo: ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene da dirlo a qualcuno. Parola del Signore. Pensate, miei cari, ecco, spesso si è discusso nella Chiesa, ma Gesù sorrideva, Gesù rideva. È un antico asserto, dice: nunquam risit, cioè Gesù parlò, pianse anche, ma mai sorrise. È veramente così. Abbiamo ascoltato il Vangelo odierno, miei cari, e credetemi, è proprio difficile che Gesù guarisce quest'uomo, visto come già fare festa o altro, e Gesù non sorride. Pensate anche quando magari Talita Kum ha fatto risorgere una ragazzetta e tutti erano in pianto. Che festa! E Gesù non avrebbe sorriso in quell'occasione. E come si fa a dire certe parole tipo: guardate, i gigli del campo non lavorano, non filano, senza essere permeati da una grande gioia, da un grande
afflato di armonia, di bellezza, di gratitudine e di lode. Ecco, Gesù ci invita a sorridere. E ricordate quella frasetta famosissima, facciamola girare un po' di più. Nessuno è così povero da non poter dare un sorriso. Nessuno è così povero da non poter sorridere. Quindi oggi vi auguro di essere tutti ricchi di sorriso. Pensate, la stessa Maria Teresa, una volta mentre con le suore stavano andando per le strade, per le vie di Calcutta, vide che una suorina era un po' abbacchiata, un po' col muso lungo, un po' triste, le face: suora mia, ma che hai che sei così triste? Dice: ma oggi ho qualche preoccupazione. Dice: torna a dormire perché i poveri hanno diritto a vederti sorridente. Hanno già tante angustie, ci mancherebbe altro che vedano una suora triste. E quante volte anche atei, scettici, nichilisti, chi più ne ha più ne metta, ci hanno rimproverato: dice, ma voi cristiani sorridete poco. Se credete alla Pasqua, se credete alla risurrezione, dovete sorridere. E io vi invito a sorridere dicendo molte Ave Maria. Che significa Ave Maria? Ave, caire, significa rallegrati, gioisce. Quindi diciamo molti rosari pensando che dobbiamo molto rallegrarci e gioire. Nessuno è così povero da non poter dare un sorriso. Oggi dilapidiamo la nostra ricchezza di sorrisi. Santa giornata è il sorriso della Vergine Maria, rischiare tutti. E anche il nostro San Michele, perché lotta? Perché l'umanità torni a sorridere. San Michele prega e intercedi perché il sorriso torni nel cuore e sul volto di questa umanità oggi così preoccupata. Santa giornata e buon sorriso a tutti!